Ben ritrovati, eccoci qui per dare vita ad un altro appuntamento di Toscana a Tavola e c'è l'onore della sua presenza in apertura proprio l'assessore regionale al turismo Stefano Suoffo. So che state preparando un qualcosa di veramente importante, una specie di testo unico che tratta proprio di turismo. E fra le competenze regionali c'è il governo delle politiche di gestione del settore turistico. La Toscana opera in questo campo con una legge ormai vecchia di 15 anni, la 42 del 2000. La scorsa legislatura ha tentato di rinnovarla e di portare a compimento l'approvazione di un nuovo testo. Ci sono state delle incomprensioni, dei momenti di difficoltà, da quelli ripartiamo. Vogliamo superarli, condividerli e abbiamo avviato insieme un percorso di confronto, prima di tutto con i soggetti istituzionali, gli enti locali, ma rapidamente affronteremo un confronto con le categorie economiche. Perché siamo convinti che questo sia il modello con il quale si costruisce un quadro legislativo di riferimento nel quale tutti dopo dovremmo riconoscerci. Dobbiamo far emergere delle criticità, dobbiamo comprendere che il mondo in questi 15 anni si è completamente trasformato. Non esisteva l'offerta online, non esistevano i grandi operatori del turismo internazionale. E questi sfuggono ad una riflessione che non necessariamente deve essere strinta in delle regole, ma rispetto alle regole deve essere valutata. Quindi un testo unico che darà nuovo impulso al turismo, anche se diciamolo francamente i suoi colleghi assessori del suo mandato turistici di tutto il mondo la invidiano, perché è facile essere assessori del turismo della regione Toscana, che è una regione, devo dire, invidiata in tutto il mondo. È d'accordo? Facciamo la media, siccome ho anche la delega al credito, alle attività produttive qualche difficoltà sul commercio, almeno il turismo mi sia riconosciuto ed è quello che pareggia il conto. Grazie assessore per la sua simpatia e adesso ci trasferiamo al mercato di Sant'Ambrogio. Ciao Urbano, che mi dai un chilo di farro? Volentieri. Da dove arriva? Ti va bene questo della Calfagnana? Assolutamente sì, perfetto. Siamo tutto della Calfagnana, c'ho anche la mamma in Calfagnana. Benissimo, perfetto. Allora, quanto viene il farro della Calfagnana? Prezzo speciale, perché noi abbiamo prezzi più bassi in Italia. Il farro addirittura, questo perlato, è il migliore in assoluto, 3,50 al chilo. Roba da manicomio, vero? Oh, vai, via. Roba da manicomio. Intanto presentiamo subito, mentre tu adesso ci prepari il farro, ce lo metti nel sacchettino, vai Urbano, andiamo a presentare il nostro Giuseppe Morgese. Tu arrivi da dove originariamente? Io vengo da Barletta, in Puglia. E da quanto tempo lavori qui a Firenze? Circa 7 anni. Ecco, hai sempre lavorato nel contesto di questo prestigioso ristorante, che è il ristorante Pentola dell'Oro? No, perché abbiamo aperto da poco, da circa un mese e mezzo. Ecco, quindi prima dov'eri di Pentola? Prima ho avuto un po' di esperienza all'Hotel Brunelleschi, qua a Firenze, all'Hotel Monte Bello Splendid, ho lavorato in qualche localino al centro di Firenze, in qualche ristorante tipico toscano e via dicendo. Ma nel tuo menù ovviamente non proponi solamente toscano, ma anche un po' di tradizione pugliese, no? Eh sì, ogni tanto ci provo. Allora, senti, il piatto di oggi ha per titolo? Allora, sono delle costine d'agnello in crosta di pinoli e mandorle con un'insalatina tiepida di farro. Allora, il nostro Urbano ha già messo il sacchettino, sei pronto, ce lo puoi dare? Vai, consegna. Va bene, un chilo o ne vuoi di meno di più? Benissimo, va bene. Sì. Allora, mentre loro continuano in questo acquisto, andiamo a scoprire delle cose estremamente interessanti su che cosa? Sulla costina d'agnello, ma in modo particolare su questo agnello meraviglioso del centro Italia. Parola alla nostra Benedetta. Un codice interessantissimo, questo della rintracciabilità dell'agnello IGP. Filippo, ce lo puoi spiegare? Esatto, dunque, per adempiere a questo agnello del centro Italia c'è un criterio ben preciso. Da quando nasce l'agnello, che fuoriesce dall'azienda, in questo caso la mia azienda, con una marca auricolare ben precisa che viene applicato all'orecchio. Diciamo dove c'è scritto il codice aziendale e appunto ACI.
agnello del centro Italia. Questo viene accompagnato fino al mattatoio, diciamo. Dopodiché al mattatoio queste marche auricolari verranno, diciamo, levate dall'orecchio dell'agnello una a una, verranno messe in un sacchetto con il giorno della macellazione e tutto quanto, e dopodiché al mattatoio appunto provvederanno ad etichettarlo con questa etichetta qui, in questo caso di colore bianco, perché io faccio un agnello leggero, altrimenti c'è bianco, giallo e marrone, perché abbiamo tre tipi di tipologie di agnello, dove diciamo fuori esce e c'è tutta la tracciabilità. Tutto questo viene anche tramite dei controlli ben serrati, diciamo, sia nell'allevamento e sia anche al mattatoio e anche, diciamo, al macellaio, proprio per garantire una buona qualità e una buona tracciabilità al consumatore. Filippo, hai detto che ci sono tre tipi di colori per l'agnello: giallo, bianco e rosso. Esatto. Ce li puoi spiegare? Dunque, il bianco è l'agnello leggero, che va da 9,6 kg a 13 kg. Dopo abbiamo l'etichetta gialla, che va oltre 15 kg, fino a 15,5 kg. E dopodiché abbiamo l'etichetta marrone, che va a identificare il castrato, che diciamo è una carne molto 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 pregiata. Ringraziamo Filippo per essere stato con noi. Grazie Benedetta. Insieme al nostro Morgese ho il piacere di presentarvi Elisa Gentilini, che sarà colei che poi materialmente apprezzerà, o meglio giudicherà evidentemente, questo piatto che appunto Giuseppe sta per prepararci. Vogliamo sentire un attimino che cosa ne pensi di questo agnello di cui l'allevatore del Casentino ha parlato, questo agnello del centro Italia. Allora, l'agnello è una carne assolutamente da riscoprire. In questo momento, in questo periodo, ne mangiamo troppo poco, probabilmente rispetto a anni fa. È una carne molto tenera, molto leggera e facilmente digeribile, tanto è vero che i pediatri le consigliano come prima carne da inserire nello svezzamento, e io confermo, la mia bambina come prima carne ha mangiato l'agnello. Senti, e te il farro, il mitico farro della Garfagnana? Il farro della Garfagnana tra un anno compie 20 anni di IGP, quindi è un bellissimo compleanno, conta circa 100 produttori e il farro tra l'altro ha una tradizione antichissima. Ricordiamo che i legionari venivano pagati con sale e farro, quindi immaginiamo l'importanza e la ricchezza che doveva avere già all'epoca, ed era anche ben augurante perché agli sposi veniva regalato il farro. Brava, brava, anche queste belle tradizioni. Senti, ma ci dai qualche idea di come potrebbe essere cucinato il farro? Qualche altra idea, qualche idea anche un po' creativa da chef? Certo. Allora, per quanto mi riguarda, il farro ha tante qualità. Io lo utilizzerei tranquillamente per fare del pane con del farro, o altrimenti una bella zuppa, anche perché questo è il periodo migliore per mangiarsi una bella zuppa a casa. Ricordiamo per esempio la minestra di farro Garfagnina è tipica, con il famoso fagiolo scritto, oppure il borlotto volendo. Ecco, detto questo, invece andiamo a scoprire a questo punto qual è l'ospite della nostra Daniela. Pausa, caffè. L'ospite di Pausa Caffè di oggi è uno chef dell'Isola d'Elba, Massimo Poli, che ha scritto anche un libro che ha come protagonista un pesce, la palamita. Massimo, questo libro è illustrato con delle tavole bellissime dove si racconta la storia di Palamita Jane, ma anche la parte, diciamo così, della cucina è ricca di disegni. Eh sì, oltre a vari concetti come l'ecologia, come la contaminazione e tantissimi altri arti, il filo conduttore che unisce tutto ciò è per l'appunto il disegno. Chiaro, è un modo che tanti cuochi usano per buttare prima su carta, prima che sul piatto, prima che nella padella, quello che hanno nella mente. Si fa un piccolo schizzo di quello che si vede. E delle volte anche, come si dice nel libro, è anche il piccolo disegno stesso che ti suggerisce delle volte delle preparazioni o anche degli ingredienti che tu mai avresti pensato se non le vedi contestualizzati dentro un foglio sopra un foglio. È una cosa curiosa, è una cosa per stimolare la fantasia. Sì, è anche un metodo di apprendimento sicuramente molto efficace, che va bene soprattutto per i bambini, ma perché no, anche per gli adulti. E anche la casa editrice di questo libro è dell'Isola d'Elba, vero? Infatti, noi abbiamo fatto tutto in casa, è una cosa autoctona. È una signora belga,
chiama Patrizia, la casa editrice è casa editrice Mira, che da 15 anni abita all'Elba, ha sede all'Elba anche la casa editrice, e cerca di mettere in risalto quello che è tutto il territorio elbano, tutta la storia elbana e anche qualcosa in più. Quindi ci possiamo aspettare, come dire, un'uscita internazionale di questo libro? Si dice, lo diciamo qui in anteprima, è già pronta la versione in francese per il Belgio e per la Francia. Quindi cercate questo libro perché è un libro bello da vedere, interessante da leggere e darà spunti interessanti anche per l'interazione tra adulti e bambini. Io lo consiglio anche alle maestre e per le scuole. Eccoci qua all'interno della cucina del ristorante La Limonaia, sempre qui nel contesto bellissimo e affascinante di questa villa meravigliosa che è Villa Rospigliosi a Prato, per realizzare e concludere il nostro acquisto con la realizzazione del piatto. Qui con me Giuseppe Morgese, ricordiamo lo chef del ristorante La Pentola dell'Oro, che si trova proprio nel centro di Firenze. Titolo del piatto: costine d'agnello in crosta di pinoli e mandorle con insalatina di farro dalla Garfagnana. La prima domanda che mi viene spontanea prima di sentire dalla viva voce di Giuseppe quelli che sono gli ingredienti: ma come ti è venuto in mente questo piatto? Perché associando le mandorle e i pinoli con il farro, io credo sia un'associazione perfetta. Poi ho aggiunto qualche ingredientino segreto che vi spiegherò man mano. Ma tu riesci a dormire la notte oppure devo dire sei sempre lì per frullare nel cervello? Purtroppo non riesco a dormire, altrimenti non riuscirei a far uscire la creatività. Certo. Allora, ingredienti di questo piatto, vai. Allora, intanto le costine d'agnello, poi ci sono pinoli, ci sono mandorle, curcuma, olive taggiasche, farro della Garfagnana, pecorino, pomodorini, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e prezzemolo, ecco, e uova. Curcuma, che devo dire è una droga, diciamolo senza falsi pudori, che è questa che vedete proprio, che ci porta a qualcosa di esotico, di fuori della nostra tradizione. Esattamente. Beh, gli vuoi dare anche un sapore un po' particolare. Ok, allora, con cosa partiamo? Con le costoline? Allora, io ovviamente ho dovuto preparare in precedenza l'insalatina di farro, perché comunque la procedura è molto lunga, e quindi di conseguenza ho lessato il farro e l'ho condito con la curcuma, il pecorino tagliato a pezzettini, dei pomodorini che siano datterini perché hanno questo sapore molto dolce, prezzemolo e olive taggiate. E te la passo. Perfetto, questa è pronta. Ora possiamo iniziare, questa servirà verso la fine, possiamo iniziare con le costine di agnello. Intanto ci serve fuoco. Una padella antiaderente, fuoco ovviamente, una padella antiaderente che andremo a versare all'interno un po' di olio extravergine d'oliva. Lo facciamo un attimo scaldare. Lui l'hai già ovviamente impanate con una pastella di farina e uova e questa... Ripeti bene, la pastella, farina, uova. Farina, uova e questa panatura di mandorle e pinoli. Fa anche da collante, anche assolutamente, per tenere... anche perché... Mandorle, senza... trito di mandorle e pinoli. Esattamente. Quando l'olio è abbastanza caldo... Addirittura ne fai tre. Sì, sì, un secondo. Nella nostra lista ne bastava una volendo, ma insomma, hai abbondato. Avrete modo di assaggiarla anche voi. La regia, devo dire, è particolarmente soddisfatta di questa proposta. Grazie. Benissimo. Perfetto. Nel frattempo, mentre friggono, dopo, alla prima sfrigolatura, quando è un attimo dorata, andremo a salarla e peparla. Ecco, quindi ci vuole una prima... devo dire un primo passaggio, devono avere un po' di croccantezza. Esattamente, è quella la particolarità dell'agnello. L'importante è che vengano pressate e che all'interno non sia molto cotto l'agnello, anche perché la qualità dell'agnello si sente anche quando è abbastanza rosa all'interno. Beh, ora vediamo, dopo la prima scottatura iniziale, tra l'altro la colorazione diventerà mandorlata, no? Esatto. Proprio mandorlata, visto che c'è la mandorla, o nocciolata, secondo delle interpretazioni cromatiche. Ecco qua, vediamo. Ecco qua, ancora ci vuole un po' qualche secondino in più. Intanto, ecco, raccontaci quello che succede dopo. Dopodiché, quando sarà pronta, passeremo all'impiattamento. Ovviamente considerando che il passaggio dell'insalatina è già stata fatta. Ecco, una curiosità, con quale tipo, che so, di verdure, di insalate tu consiglieresti l'accompagnamento? Ovviamente questo ha il suo contorno, questa insalatina di farro. Altrimenti potremmo accompagnarlo benissimo con degli spinaci saltati al burro, perché no? O altrimenti delle belle bietoline fresche, che adesso è stagione,
e quindi ci si addice perfettamente. Bene, queste sono le varianti. Allora, ti do modo e maniera di prendere posizione compiutamente davanti alla padella. Un po' di pepe. Un pochino di pepe, perfetto. Un pizzico di sale. Aspettiamo che termini la cottura anche dall'altra parte. Bene, intanto nel voglio... Nel frattempo iniziamo a impiattarci l'insalatina. Ecco, ricordi, mentre tu ci hai parlato diffusamente dell'insalatina, vorrei che tu entrassi più nello specifico mentre proprio prepari. Un cucchiaio, gentilmente. Ora adesso ci passiamo anche un cucchiaio. Grazie. Ecco qua, benissimo, va bene. Allora, all'interno c'è il faro della Garfagnana, un prodotto IGT, l'olive taggiasche, pomodoro, questo possiamo spegnere, grazie. Olive taggiasche, pomodoro, prezzemolo e pecorino stagionato. Tutto questo è all'interno? Sì, sì. Andiamo a pressare all'interno l'insalatina. Sformiamo e adesso passiamo con l'impiattamento delle costine. Ecco. Benissimo. Devo dire un piatto di facile esecuzione. C'è un, diciamo, necessita di una preparazione particolare prima della cottura, come vedete con l'impanatura realizzata appunto tra mandorle e pinoli, però devo dire spettacolare. Allora, intanto vogliamo ricordare che il nostro Giuseppe Morgese fa parte della bellissima, meravigliosa e numerosissima famiglia di Vetrina Toscana. Devo dire anche lui ha sposato questa causa, che è la causa che hanno sposato tantissimi ristoratori. Sono più di 700 coloro che sono iscritti a questo percorso meraviglioso, che si prefigge lo scopo di, come si dice, essere degli ambasciatori di questi prodotti meravigliosi del nostro territorio. Se ancora voi, e mi rivolgo a qualche cuoco all'ascolto, o magari a titolari di botteghe, di enogastronomia, non faceste ancora parte di questa bellissima famiglia, non costa niente, è gratuita, è semplicemente un impegno che si prende con tutta la comunità toscana di proporre al proprio interno dei propri menù prodotti tipici del territorio, prodotti cosiddetti a chilometro zero. Il tutto naturalmente contattando il www.vetrina.toscana.it. Allora, ricordiamo ancora una volta il titolo del piatto. Costine d'agnello in crosta di mandorle e pinoli con insalatina di farro della Garfagnana. Allora, questo piatto vi è suggerito da Giuseppe Morgese, chef del ristorante La Pentola dell'Oro di Firenze, che vi ricorda gli ingredienti che lui ha utilizzato e che sono. Allora, intanto siamo partiti con le costine d'agnello, la pinoli, mandorle, poi per l'insalatina invece c'è il farro, la curcuma, olive taggiasche, pomodori, pecorino, prezzemolo, sale, pepe. Un trionfo di sapori. Prendi naturalmente il piatto di portata e andiamo all'assaggio. Eccoci qua, il momento dell'assaggio, cosa che spetta alla nostra bravissima Elisa. Eccola qua, Elisa Gentilini, giornalista online che ci ha accompagnato nell'acquisto questa mattina al mercato di Sant'Ambrogio. Adesso a lei il compito di giudicare questo piatto. Devo dire che è un trionfo di colori. Un trionfo di colori, ma anche di odori, perché è appena arrivato il piatto è passato un profumo meraviglioso. Titolo del piatto: costine d'agnello in crosta di mandorle e pinoli con insalatina di farro della Garfagnana. Vado a presentarvi anche Valeria Soldati, responsabile commerciale del Palagetto, che è una storica e bellissima azienda vinicola che si trova in quel di San Gimignano e che poi ci suggerirà un abbinamento. Allora, intanto vorrei sentire ulteriormente qualche commento. Abbiamo parlato di colori, quindi di aspetto cromatico. Vedo che comunque sei intenta nel taglio di questa costoletta, ecco, di agnello. Allora, facciamo una cosa, ti diamo modo e maniera di assaggiarla. Nel frattempo andiamo a scoprire, Valeria, che vino ci suggerisce per questo piatto. Sì, diciamo, come giustamente diceva, siamo una realtà importante nel comprensorio di San Gimignano, sul territorio di San Gimignano, però in questa occasione gradirei presentare il nostro rosso di Montalcino. Sconfinate! Sconfiniamo sconfinate, leggermente, però per anche, diciamo, andare incontro ai mercati internazionali, ovviamente il nome anche fa... E quindi Montalcino è di Brunello. Sì, Brunello, in questo caso però presentiamo un rosso di Montalcino San Giovanni 100% del 2012. Prego. E che si accompagna ovviamente molto bene
al piatto, bello, profumato e colorato in questo caso. Due parole sulla vostra azienda. La nostra azienda è una realtà, diciamo, consolidata sul comprensorio di San Gimignano, una realtà importante sia ovviamente vinicola ma anche per quanto riguarda ricettiva ed agrituristica, e diciamo un connubio fra tradizione e innovazione di lunghe generazioni di persone molto legate al territorio e alla tradizione. Grazie, benissimo Valeria. Adesso andiamo a sentire il commento alla nostra Elisa, prego. È un piatto molto articolato, perché il farro con l'agnello è già una scelta particolare, poi c'è del formaggio, le olive, quindi già il farro è profumato di suo. È bilanciato il fatto che l'agnello comunque è stato impanato, diciamo, in una crosta che è saporita, però non va troppo a coprire il... Quindi sì, anche questo direi che... Approvato. Bene, allora un cin cin naturalmente a questa storica azienda che arriva da San Gimignano, che ci inebria, scusate la battuta, di sensazioni e atmosfere estremamente piacevoli. Appuntamento a domani alla stessa ora. Cin cin.